lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le reti. Il sapiente tra i sapienti, l'ingegnere Michele Fronterre, ci ha regalato un prezioso video con una comunicazione audio sua, e avendolo eletto nostro inviato in quel dei Monti Iblei, lo vogliamo offrire adesso ai nostri carissimi ascoltatori. La soluzione per l'agricoltura in Sicilia sono i campi da golf. Altro che aratro, altro che zappa. I nuovi utenti della terra in Sicilia sono i golfisti, che alla zappa preferiscono mazza e ferri, ferri del mestiere più turistico del mondo. A donna fugata, posto che farebbe invidia a sheik, imperatori e zar, dove a pensarci mentre scrivo, piango al punto da vedere l'aria al farsi Comic Sans, hanno eretto il Donna Fugata Golf Resort. Un resort, signori miei, che è un posto da mille una notte, un resort che è parola che ha radice nella resurrezione, Pasqua di lusso e sciccherie, dove al posto delle 14 stazioni ci sono le 18 buche, al posto delle croci le bandierine, dove l'uovo si è fatto pallina butterata da prendere a colpi fino a sotterrarla in buca. Visitare il sito internet fa già pregustare le prelibatezze di questa terra e la mitezza del suo clima che gli dei vogliono per essa sì favorevole. Per chi non c'è mai stato, pare che scirocco non ce n'è mai. Pare che soffi sempre un ponentino leggero, figlio dell'anticiclone delle Azzorre, che chi naviga a vela conosce bene. Vedere le fotografie delle camere girovagando online tra i ristoranti, e ce ne sono tre, l'eccesso di identità tracima dai menù, carrubi, moscati, bianchi d'alcamo, sono da gustare nelle sale, Tancredi, Gattopardo, Ispica e Chiaramonte. Insomma, ti prende la sindrome di Stendhal. Meno male che Luchino Visconti, seduto a fianco, ti tiene la testa con una pezza fresca. Ma un momento, cosa vedono i miei occhi? In tutto questo girovagare glamour, cosa mi tocca vedere? Una voce del menù a tendina del sito dedicata ai matrimoni? Cioè, fatemi capire, per innaffiare e tagliare il prato inglese delle 18 buche fuori dall'alta stagione, ci devono pensare sempre gli autoctoni che, una tribù alla volta di 200-300 cristiani, trascorrono la giornata del matrimonio di loro affini come fosse una guerra punica?